Mi presento, sono Alberto Pedrini e sono l'Operations Director per i nuovi prodotti relativamente all'idrogeno della società Remosa. La Remosa da 40 anni lavora nell'oil and gas e sviluppa sistemi e progetti complessi e con questi 40 anni di esperienza e di competenze negli ultimi 3 anni abbiamo sviluppato un nuovo progetto, un nuovo prodotto per l'idrogeno verde. Dall'esperienza e dalle competenze maturate in più di 40 anni nel mercato dell'oil and gas, la Remosa ha creato a partire dal 2020 un nuovo marchio, IMIVIVO, che noi utilizziamo per la commercializzazione degli elettrolizzatori PEM, un prodotto che è stato interamente progettato e realizzato qui nella nostra nuova sede di Macchiareddu. In poco meno di 2 anni abbiamo creato un team di ingegneria dedicato ai progetti idrogeno che ha sviluppato in così poco tempo ben 3 progetti. 2 elettrolizzatori PEM da 500 kW di potenza nominale che producono all'incirca 100 nanometri cubi ora e un elettrolizzatore da 200 kW che vedete qui, che sarà anche il nostro prototipo per la ricerca e lo sviluppo successivo. Abbiamo inoltre un ufficio commerciale dedicato ai prodotti idrogeno che non si limitano agli elettrolizzatori, bensì anche ai recipienti in pressione fino a 50 bar, anch'essi totalmente progettati e realizzati qui in Remosa. Oltre a questi prodotti che vengono realizzati in casa, possiamo offrire su richiesta del cliente anche la catena del valore completa dell'idrogeno, arrivando a fornire anche compressori, sistemi di stoccaggio ad alta pressione e sistemi di rifornimento. Ovviamente in questo caso ci riferiamo a dei fornitori esterni. L'utilizzo dell'acqua potabile per l'elettrolisi è sicuramente una problematica importante che diventerà sempre più importante soprattutto con l'aumento dei progetti per la produzione di idrogeno verde in termini di taglia di impianto e in termini di quantità di progetti. Noi di IMIVIVO vediamo questa problematica sicuramente come opportunità, come tutte le sfide tecnologiche che normalmente dobbiamo affrontare nel nostro lavoro. Con lo stesso approccio abbiamo infatti affrontato il periodo del Covid a partire dal 2020 in cui il mercato dell'oil and gas è andato diciamo un po' giù e ci ha permesso, diciamo, abbiamo colto questa opportunità anche a quel tempo per studiare i nuovi mercati. Per questo motivo infatti siamo arrivati all'elettrolisi e all'idrogeno verde. Riteniamo infatti che tutto quello che comporta una sfida tecnologica, com'è appunto la problematica dell'acqua potabile per l'elettrolisi, dia la possibilità a chi ne ha le competenze e anche l'audacia di potersi distinguere tra i competitor e nel mercato. Per questo per noi è una tematica di grande interesse e che stiamo già cominciando a sviluppare in diverse tematiche. La qualità dell'acqua per i nostri elettrolizzatori PEM, ma in generale per tutta l'elettrolisi, è un fattore di notevole importanza. Infatti per la tecnologia PEM è necessaria una purezza pari a 0,1 microsiemens per centimetro dell'acqua. Per questo motivo la tematica dell'acqua è per noi molto importante e anche la tematica relativa alla riduzione del consumo di acqua potabile. Su tale riduzione noi ci stiamo già lavorando e ci si può lavorare a diversi livelli, a seconda di quanta acqua potabile si vuole risparmiare. Il modo più semplice per risparmiare l'acqua potabile è, pur avendo come alimentazione principale appunto l'acqua che arriva dalle condotte cittadine, è un attento dimensionamento delle membrane che compongono il sistema osmosi inverso. Con una giusta progettazione infatti è possibile portare lo scarto che produce l'osmosi inversa da un 50% rispetto all'acqua che c'è in ingresso fino a un 25-15%, quindi semplicemente con una buona progettazione si riesce a risparmiare già il 30-40% dell'acqua che va in ingresso all'elettrolizzatore, essendo essa acqua potabile. Poi ovviamente con altre sfide ingegneristiche si può addirittura pensare, e su questo noi stiamo già lavorando, di utilizzare non acqua potabile, proprio totalmente non acqua potabile, ma acqua ad esempio industriale. In questo modo si potrebbe ad esempio, in base alle necessità del cliente che ha
magari a disposizione un'acqua industriale, attraverso l'analisi chimica delle acque del cliente è possibile tarare e dimensionare il sistema di purificazione dell'acqua in modo tale da rimuovere da quell'acqua tutte le impurità e portare in ogni caso la conducibilità dell'acqua ai quei famosi 0,1 microsiemens per centimetro. Questo permetterebbe quindi di sfruttare un'acqua industriale che normalmente viene scartata, viene buttata via, per la produzione di idrogeno verde tramite l'elettrolisi. Un'altra tematica che per noi è molto importante è anche l'utilizzo dell'acqua salata per l'elettrolisi, acqua che però, contenendo un alto contenuto di sale, è del veleno quasi per la cella elettrochimica ed è quindi importantissimo eseguire un processo di desalinizzazione prima di far entrare l'acqua nell'impianto di purificazione e di processo. L'aspetto interessante della desalinizzazione è che richiede un'importante quantità di calore, calore che normalmente dovrebbe essere fornito dall'esterno con un dispendio di energia, ma nel campo dell'elettrolisi in realtà noi produciamo molto calore che a sua volta normalmente buttiamo via. Ecco, è qui dove le sfide tecnologiche possono diventare un'opportunità. Uno scarto che normalmente viene prodotto dal processo di elettrolisi potrebbe in questo caso essere utilizzato per favorire la desalinizzazione dell'acqua e quindi paradossalmente per utilizzare un'acqua meno importante di quella che è l'acqua potabile.